quadrare i conti. Allora, settimana piena di notizie, è arrivato il decreto caro bollette, contro il caro bollette con i ristori e poi ci sono tante altre novità. Però partiamo dall'inflazione. L'inflazione, così come rilevata dall'Istat, che è l'Istituto Nazionale di Statistica, torna ad impennarsi. Dal 3,7% del mese di novembre, pensate, è passata quasi al 4%, siamo al 3,9% a dicembre. Un aumento che, appunto, ha determinato il rincaro del cosiddetto carrello della spesa delle famiglie italiane. Allora, noi parleremo di questi, parleremo anche di come il governo sta cercando di calmierare questi prezzi, ma affronteremo anche un altro tema che avete letto sui giornali veramente di strettissima attualità, è quello delle telefonate commerciali che perseguitano gli utenti, anche me, anche voi, a tutte le ore del giorno. Allora, buongiorno ai miei ospiti, buongiorno a Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università Unicusano. L'inflazione continua a crescere. Da che cosa è determinato questo aumento? Ci spieghi meglio, perché lo sappiamo che è l'economia che marcia, il prezzo delle materie prime che sale, però... Beh, è partito da oltreoceano, dagli Stati Uniti, durante l'estate è cominciato a crescere il livello dell'inflazione e poi si è trasferito anche in Europa. In Europa, in Italia, dove assistiamo, in base alle tabelle Istat, a una crescita dell'inflazione costante dal mese di luglio. E abbiamo oltrepassato il livello ritenuto sano di inflazione, che è il 2%. Lei ha detto 3,9 secondo l'Istat, secondo i dati Eurostat di qualche giorno fa addirittura il 4,2. Lo volevo dire 4,2. Voglio dire una cosa, l'Italia anche in questo fa un po' meglio degli altri. Non siamo l'ultima ruota del carro, perché il dato medio europeo è il 5%, certo. La Francia solo fa meglio di noi col 3,4% e invece Germania 5,7% e Spagna 6,6%. Quindi l'Italia un po' si sta difendendo, però i cittadini avvertono il peso dell'aumento dei prezzi, che è nato con le risorse energetiche, che registrano gli aumenti più alti, ma poi si è esteso a tutti i beni, compresi quelli di prima necessità. Questo è molto interessante. Dicevamo prima col professore che per fortuna i tassi ancora si mantengono, ma ci torneremo. Che bei tempi, professor Fortuna, quando c'era lo SME, no? Che si riallineava, ci si svalutava e quindi si trovava una... No, sto scherzando, molto certo. Meglio l'euro è sempre. Allora, analisti hanno parlato di un aumento temporaneo dell'inflazione, ne dicevamo prima. C'è la Banca Centrale Europea che dice che nella prima metà del 2022 dovrebbe riassorbirsi, però intanto allora continua a salire. Allora, io le chiedo, quanto inciderà sui commercianti e quali rischi corrono proprio loro? Allora, l'inflazione è stata definita temporanea, ecco, sia dalla Banca Centrale non americana... Non dalla Fed, però. No, la anche, Fed ha anche la Fed. Non è più transitoria, anche secondo la Fed loro. All'inizio Powell, sì, insieme alla Lagarde, la presidentessa, sì, della BCE, dicevano che era temporanea. Poi e dopo... Powell e la Fed hanno rivisto la loro posizione e la temporaneità dell'inflazione è stata disattesa. E da lì e si lo è stiamo capito. Vedendo dai fatti. Del resto, noi commentatori già avevamo percepito questa tendenza. In Europa la BCE continua a dire che l'inflazione rientrerà e che nel 2023 noi ci riallineremo al 2%, che è il limite ritenuto sano. Lei che cosa dice? Io sono interessata a sapere cosa pensa lei. Io dico che nel 2022 soffriremo nei primi mesi molto, sicuramente l'inflazione ancora crescerà, poi comincerà a diminuire, speriamo, anche perché passato l'inverno le risorse energetiche avranno un peso minore. Quella è la voce di inflazione più rilevante. C'è il rischio Ucraina, che poi però... Che poi influenza tutti gli altri. E anche Banca d'Italia nel bollettino di venerdì conferma che l'inflazione è vista in discesa nel 2023-2024, ma nel 2022 c'è da soffrire e per quanto riguarda i commercianti i consumi ovviamente tendono a diminuire in una situazione del genere. Allora, professor Fortuna, scostamento di bilancio il tema, nel senso che qualcuno, qualche forza politica della maggioranza lo chiede, per adesso il governo ha detto di no, però l'ufficio studi di Confcommercio conferma quello che dice lei, cioè l'inflazione questo mese tocca il 4, quindi rincaro delle materie prime energetiche, ma non solo, e poi investe questa corsa al rialzo dell'inflazione diciamo il settore alimentare, ma anche altri settori economici. Assolutamente, quali, se noi lei... vediamo le tabelle dell'Istat ci rendiamo conto che in primo luogo crescono i costi energetici e quelli legati all'abitazione, oltre il 14%. E la seconda voce di spesa che è oggetto di crescita forte sono le spese di trasporto. Quindi indubbiamente
è un momento complicato. Gli interventi del governo che sono stati ripetuti comunque risultano insufficienti, anche l'ultimo stanziamento dell'ultimo decreto abbiamo visto che ha una dotazione che non copre assolutamente necessità. Che vuol dire? Che se è necessario a tutti i costi famiglie e imprese devono essere aiutate e il discorso ma bisogna fare ancora debito, bisogna fare lo scostamento di bilancio non regge perché bisogna tamponare l'emergenza, quindi bisognerà sicuramente procedere ad ulteriori interventi. Allora a questo punto le chiedo quali ulteriori interventi secondo lei, perché il governo ha pensato alla cartolarizzazione degli oneri di sistema, ha pensato ad usare i proventi delle aste di CO2 che sono in cassa al Ministero della Transizione Ecologica e parliamo di prezzi importanti, quindi sono 800 milioni, ma non basta. Che altro ci vuole? Perché, ci vogliono interventi, perché sale la benzina, sale tutto. Ci vogliono interventi che riguardano risorse notevoli, quindi lo Stato deve mettere mano alle sue tasche, altrimenti... Ma da dove? Dove li prendiamo? Beh, li prendiamo nel bilancio dello Stato, facciamo debito. Debito, cioè, debito buono, dice. Beh sì, debito necessario, necessario. In questo caso. I call center chiamano a tutte le ore, in tutti i momenti, in maniera martellante. Quindi il telemarketing è entrato nel nostro quotidiano, ma si sta rivelando molto pericoloso. Secondo un'inchiesta di Repubblica del 2021, si possono ricevere, pensate, ma io credo che anche voi, a me succede, 155 telefonate in un mese da call center cosiddetti abusivi. Com'è possibile? Sarà pubblicata a brevissimo in Gazzetta Ufficiale la legge che dovrebbe, non dico porre fine, ma attenuare fortemente il telemarketing selvaggio attraverso una strutturazione del registro delle opposizioni, cioè quel registro in cui si iscrivono i soggetti che non vogliono essere chiamati. E questo registro delle opposizioni da luglio dovrebbe funzionare a pieno regime, è una novità assoluta, che noi avremo 78 milioni di cellulari per i quali, novità fondamentale, potrà essere effettuata questa scelta, questa cioè non scelta, farsi chiamare. Diciamo, questo garante dell'autorità per la protezione dei dati personali, diciamo, applicato, lo diceva anche Rienzi, delle sanzioni a volte anche milionarie ad alcuni colossi della telefonia per questo fenomeno fastidiosissimo che è appunto il telemarketing selvaggio. Finora non si era arrestato, ma la novità di fortuna ci porta a ben sperare. Allora, ci stiamo per salutare. La domanda che vi voglio fare è questa. Si parla molto di economia in crescita, il governo Draghi dice che correrà oltre il 6%. A tutti e due, molto sinteticamente, partiamo da Fortuna. Banca Italia scommette su quanto? Banca Italia ha abbassato dal 4% al 3,8% nel 2022. La tendenza è questa, i primi mesi saranno molto difficili, quindi molto aspettiamoci difficile. Una riduzione. Rienzi? Purtroppo sì, mi associo e dobbiamo stringere i denti per il momento e farci forza. È che eravamo andati così bene nel periodo pre-pandemico, nel 2019, poi l'effetto rebound del 2020 e 2021. Siamo stati dai paesi migliori al mondo, però i cittadini hanno avvertito poco perché purtroppo... Però insomma la crescita c'è. Il segnale non rassicurante. Dubbio. Non è che facevamo così bene negli anni passati. Quindi, grazie a voi. All'economista Fabio Fortuna, rettore di Unicusano. Vi aspetto presto. Grazie.